dice nel Vangelo: cercate e troverete, chiedete, vi sarà dato. Cari che ascoltate, e tutti abbiamo bisogno di Gesù. Alleluia. Alleluia. Del suo amore, del suo perdono, alleluia, della sua presenza, della sua grazia, della sua verità. Perché Gesù è il Figlio di Dio. Alleluia. L'unica speranza per il mondo intero. Alleluia, avvicinatevi a Lui. Che ha fatto il Signore Dio vivente, ha creato il mare, il cielo e ogni cosa che noi vediamo, cose bellissime, ma l'uomo ha rovinato la terra con il peccato, le guerre, la cattiveria, le cose malvagie che l'uomo ha inventato. Hanno rovinato la terra, ma grazie a Dio, il Padre Celeste, alleluia, ha mandato Gesù Cristo, suo Figlio, che è venuto dal cielo per riportarci nel paradiso che era perduto, perché dai giorni di Adamo e di Eva dice la Bibbia, alleluia, che l'uomo aveva perso il paradiso, gli esseri umani avevano perso la comunione con Dio, alleluia, avevano perso la benedizione Cristo di Dio, vive. Ma Cristo, alleluia, l'agnello di Dio, il Salvatore, il Redentore, è venuto per riportare le pecore smarrite verso il Padre Celeste. Alleluia! Forse tu, questo pomeriggio, alleluia, non ti saresti mai immaginato di ascoltare qui la parola di Dio. Tu saresti mai immaginato di ascoltare qui l'Evangelo, ma questo è un segno dell'amore di Dio, che vuole salvare i peccatori, vuole salvare la tua anima, giovane, bambino, ragazzo, ragazza, uomo, donna, anziano, non importa la tua età. Gesù Cristo vuole salvare la tua anima, alleluia, perché Gesù Cristo è amore, alleluia, è misericordia, alleluia, gloria a Cristo, è il Dio della salvezza, benedetto il nome del Signore, e Lui vuole redimerti,
Lui non vuole che la tua anima perisca all'inferno. Lui non vuole che ti perdi nel buio e nella confusione di questo mondo. Ma il Signore Gesù vuole darti la pace, il perdono, l'armonia con Dio, il Creatore. Amen. Alleluia. Affinché anche tu ritrovi il paradiso che era perduto. Alleluia. Gloria al Signore. Affinché tu, caro che ascolti, caro giovane, anche tu, care ragazze, cari uomini, donne, affinché anche tu possa godere dell'eternità con Dio. Perché ci sono due eternità: l'eternità con Dio o l'eternità all'inferno. Ed è terribile. Meglio quella con Dio. Amen. Meglio quella con Dio. Dio la benedica, carissima, è stata saggia. Amen. Lega il Vangelo. Lo cerchi con tutto il cuore. Gesù si farà conoscere da lei. E anche dal carissimo lì. Come si chiama? Come si chiama suo marito? Gianni. Gianni, anche con te, Gianni. Gesù vuole guidarti. Vuole guidarti direttamente. C'è bisogno, per questo ti predichiamo anche tu. Il Signore vuole. Alleluia. Anche tu, caro uomo, cara donna, cara anima, godi del paradiso che Lui ha preparato. Amen, alleluia. Il paradiso che Dio ha preparato. Guardate un attimo, se questo luogo è già bello, amen, sulla terra, eppure una terra corrotta, peccaminosa, una terra piena di guerre, dove c'è il diavolo, immaginate voi come sarà il paradiso. Alleluia, gloria al Signore. Amen. Se questa terra è già bella, la natura, alleluia, come sarà il paradiso. Giovane, non perdere la tua anima. Caro giovane, caro ragazzo, non perdere la tua vita. Gesù ti ama. Alleluia. Gesù ti vuole proteggere, guidare, aiutare. Ti vuole guidare nella via del bene. Amen. Gloria a Gesù. Affinché un giorno possiamo andare in paradiso. È così. Immaginate come sarà il paradiso di bello. Se già questa terra è bella, guardate che bella natura. Ma il paradiso, gloria a Cristo, è infinitamente più bello. Amen. Amen. Non perdere la tua anima. Avvicinati a Gesù. Avvicinati al Signore. Leggete il Vangelo. Leggete la parola di Dio. E la parola di Dio vi illuminerà, vi riempirà, vi guiderà nella buona strada. Amen. Che la grazia, la luce del Signore arrivi su di voi. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Addio la gloria.